L'idea della quale parlo io, bene, questa idea è nata già nel XX secolo, proviene da lì. Questo XX secolo ha avuto due parti principali. La prima parte, dal 1900 al 1950, andiamo a guardarci questo cinquantennio, questa prima metà secolo. Quali erano i concetti, le idee guida di questa prima metà del secolo? L'odio, la guerra, il razzismo, rivendicazioni di potere esagerate, atteggiamento imperialistico. Nella prima guerra mondiale 7 milioni di persone hanno perso la vita, soldati di tante nazioni che sono morti, che erano stati formati ovviamente nello spirito del XIX secolo che credevano agli ideali del campo di battaglia e dell'onore, invece sono morti durante la battaglia e che sono finiti nelle nuove tecnologie militari del XX secolo, purtroppo trascinati lì. La seconda guerra mondiale, poi, più tardi, 55 milioni di morti. 6 milioni di ebrei sterminati in Europa, con Auschwitz che è stato il culmine della vergogna nella storia della civiltà. Prima metà di quel secolo, ben inteso. La seconda metà, che cosa è stata? I trattati europei. L'idea secondo cui Stato e popoli potevano lavorare in modo transfrontaliere, scavalcando le frontiere, perché sapevano quando lavoriamo al di là delle frontiere, come Stati, come nazioni, se creiamo organi comuni e lavoriamo in modo da promuovere la fiducia reciproca, in modo da poterci anche controllare a vicenda, se facciamo questo. Se andiamo al di là delle frontiere, creiamo organi comuni perché sappiamo che insieme diventiamo più forti che non da soli. Questa era stata l'idea dell'Europa, che qua in Italia era stata rappresentata da De Gasperi, in Germania tramite Adenauer, in Belgio da Spaak. Questa è stata l'idea di Adenauer, di Charles de Gaulle, le loro idee, i loro ideali di grandi uomini e di grandi donne che avevano avuto il coraggio. Erano stati uomini e donne che avevano avuto una vita molto diversa dalla mia, ad esempio. Io sono nato nel 1955. Forse sarò la prima generazione del mio paese, la Germania, che potrà dire di se stesso che fin dalla nascita e fino alla morte non ha visto nessuna guerra. Solo prosperità e ricchezza, solo benessere ho conosciuto. Non ho mai dovuto patire la fame. Non ho mai conosciuto la povertà. Mio padre era nato nel 12, era un bambino all'epoca della prima guerra mondiale, poi nella seconda guerra mondiale è stato soldato. Questa è la differenza tra la generazione di mio padre, dei miei genitori ed io, il sottoscritto, e tra la mia generazione, tutta un'altra vita. L'idea di Europa iniziale era stata proprio quella di dare una risposta storica. Una risposta storica della seconda metà del XX secolo per contrastare quello che era accaduto nella prima metà. Anziché odio, rispetto, anziché guerra, pace, anziché povertà, benessere, anziché strapotere, cooperazione. E adesso io vi faccio la seguente domanda. Perché a noi europei ed europee, perché non ci crediamo più? Secondo me l'idea dell'Europa, se ci pensate, la principale conquista degli ultimi 100 anni, è un'idea straordinaria e quindi noi dobbiamo lottare e difendere quest'idea ideale di Europa. Perché questa.
perché, cari amici e cari amiche, quest'idea adesso corre dei rischi, è in pericolo. È in pericolo quest'idea. Io faccio il politico europeo di lavoro. E dico ai miei colleghi a livello europeo, lo dico la stessa cosa che dico ai colleghi nazionali, stiamo attenti, guardiamoci bene, chiunque critichi l'Unione Europea, ogni critico, e se riteniamo chi critica un euroscettico, in realtà non tutti quelli che criticano l'Europa sono euroscettici, sono contrari all'Europa. Anch'io faccio delle critiche all'Unione Europea, però sono un grande fautore, sostenitore delle idee e degli ideali dell'Europa. Non ha senso ovviamente di parlare per forza di queste cose, sempre di dire che tutto è bello. L'Unione Europea si trova in una situazione difficile. Noi siamo il continente più ricco del mondo. Siamo il continente più ricco del mondo in assoluto in Europa. E ci permettiamo, ciò nonostante, di far sì che in certi paesi di questo continente ricchissimo il 50% dei giovani e delle giovani sono senza lavoro, sono disoccupati, è una vergogna gravissima. E non è degna dell'Europa questa vergogna. Vi voglio raccontare una breve storia adesso. Lo dico con rispetto, e che una cosa che c'entra con la situazione dell'Unione Europea. Un anno fa a Madrid ho incontrato un gruppo di giovani di età più o meno dai 18 ai 30 anni. Li ho incontrati, alcuni con due lauree, con due titoli universitari. Tutti senza lavoro. Tutti. Poi ho discusso con una giovane, una ragazza di 26 anni. Mi sono fermato a parlare. Questa giovane era architetta e psicologa. Due lavori, due lauree. Io mi ha detto ho proprio la laurea come architetta e come psicologa. E io le ho detto, strana combinazione, strano abbinamento. Perché proprio ha pensato di studiare proprio questo strano abbinamento, architettura e psicologia? E lei mi ha detto, gli architetti non sanno nulla della psicologia, per questo costruiscono case dove nessuno riesce a viverci. Ok.